Ciao a tutti, eccoci con un nuovo tutorial. Intanto grazie ai nuovi iscritti, siete sempre fantastici. Sempre versione Natale, facciamo il secondo fiocco, la seconda versione. La prima che abbiamo fatto era una versione bicolore, cioè un fiocco più semplice, ma secondo me comunque ad effetto. E come vi dicevo, è molto versatile, può essere utilizzato per partecipazioni, per biglietti d'auguri, per confezioni regalo. Vedete, questa è la prima versione, vi lascio il link così potete vederlo. Insieme invece adesso faremo quest'altra versione che è tricolore ed è un fiocco doppio, cioè come vedete sopra è stato realizzato con due nastrini diversi. Cioè, certo, se mettete il nastrino argento anche al centro del fiocco sarà comunque un bicolore, ma sempre un fiocco doppio. Se ho già realizzato il tutorial invece di questa decorazione a forma di goccia e sempre on demand, vi lascio il link sempre qui. Ciao e buon lavoro! Ciao! Eccoci all'occorrente. Allora, ci serviranno dei nastrini, scegliete voi i colori, e a me piacciono tutti quanti. Poi un forchettone, sì, un forchettone come il tutorial precedente, e un paio di forbici e della colla a caldo. Tagliamo adesso un pezzo di nastro abbastanza lungo di un colore, poi ne tagliamo un altro più stretto, mi raccomando, della stessa lunghezza però. Poi andiamo ad unire i due nastrini facendo una piccola piega al centro del nastro più grande. Prendiamo la colla a caldo e facciamo due puntini di colla, poca poca veramente perché sennò passerà attraverso il raso, ai lati di questa, diciamo, piega che abbiamo fatto e incolliamo proprio leggeri leggeri il nastrino più piccolo. Questo ci servirà per mantenerlo al centro. Passiamo il nastrino adesso con la parte frontale sotto al forchettone e i due laterali li passiamo sotto alle due punte del forchettone. Li facciamo scorrere finché non andranno diciamo di pari lunghezze sui lati. Questo processo è molto semplice, veramente io vado piano perché comunque è un tutorial e voi dovete vedere bene. Prendiamo un altro nastrino come abbiamo fatto nel tutorial precedente, non molto lungo, di un altro colore o dello stesso colore del primo nastro. E lo pieghiamo a metà, lo infiliamo sotto a tutti i nastrini e facciamo uno o due nodi in base a che cosa state utilizzando. Stringete bene questo nodo e sfilate il tutto. E adesso ce lo andiamo bene a sistemare. Se volete allungare i due lati, allungate, mi sto aiutando con uno stuzzicadenti, quello da spiedino, altrimenti lo lasciate strettino, non è che lo dovete allungare per forza. Io lo volevo un fiocco un po' più grande in confronto al tutorial precedente e quindi l'ho allargato nei lati. Lo facciamo bombare che viene un po' più carino e giriamo, visto che questi miei nastrini hanno il fronte retro, cioè il retro non è decorato e quindi devo girarli per forza. Ci riabbombiamo perché avevo schiacciato nel frattempo i due laterali ed ecco il fiocco praticamente fatto. Dobbiamo solo mettere un altro puntino di colla, ma veramente sempre pochissima, per fermare definitivamente questi due nastrini rossi che sennò fanno come gli pare. Come nell'altro tutorial, se volete potete fermare anche il nastrino rosso sotto sbrillantinando, tagliare un po' le punte e farle belle simmetriche. E il tutorial è praticamente finito, ci abbiamo messo pochissimo e niente, io vi ringrazio di questa visualizzazione. Se vi è piaciuto e vi è stato utile questo video, mettetemi un bel pollice in su qui sotto al video e se vi va, iscrivetevi al mio canale. Niente, vi mando un bacione e vi lascio un po' di link dei miei tutorial se vi va di vederli. Ciao da Alessia Lux. Qui se volete potete cliccare su ogni video e vi lascio la finestrella sul quale potete cliccare. Ciao, ciao ciao!